Un evento importante non solo per Francavilla, ma per tutti gli amanti della cultura, dell'arte, della storia, della crescita turistica in una terra che ha tanto da offrire al movimento turistico non soltanto europeo. Quindi è una giornata particolare, mi compiaccio con l'amministrazione comunale, con le strutture della regione, dei beni culturali che hanno sostenuto, supportato e qualificato la iniziativa. Un museo delizioso che racconta sì il passato, ma lo fa con un linguaggio contemporaneo e lo fa aprendosi alle famiglie, ai bambini. Ecco, rendere la cultura veramente alla portata di tutti nel nome dell'identità, nel nome di una comunità che è la comunità di Francavilla di Sicilia, che tiene tantissimo a questa dimensione identitaria dell'appartenenza. Ecco, l'appartenenza, l'identità sono le scommesse che possiamo giocare per il futuro anche, per attrarre nel nostro territorio, nei nostri territori, nella nostra Sicilia, visitatori curiosi che vogliono scoprire tutto ciò che alla Sicilia appartiene.